Ciao ragazzi, ci avviciniamo a quella fase dell'anno nella quale i rumor potrebbero trasformarsi in realtà. GDC di San Francisco, E3 di Los Angeles con il probabile annuncio delle nuove console di Microsoft, evento di Sony prima o poi per annunciare PlayStation 5 e tutte queste chiacchiere su un restyling, perlomeno un restyling di Nintendo Switch. È giunta quindi l'ora di fare una serie di video con quello che vorrei dalle prossime console e anche quali sono i difetti di quelle attuali da migliorare. Cominciamo da PlayStation, la console più diffusa. PlayStation 4, qual è, diciamo, quali sono le problematiche che riscontro personalmente di più? Ecco, non sono robe oggettive, quello che mi dà un po' più fastidio. Partiamo dalla periferica, il pad, il DualShock 4, che sicuramente è migliorato tantissimo rispetto agli altri DualShock, si avvicina, pur non raggiungendolo, al pad Xbox One, però ha una durata della batteria molto risicata. Io costantemente passo da un pad all'altro quando faccio sessioni di gioco prolungate. Il LED lascia il tempo che trova, perlomeno in single player. Poi chiaro, magari se si gioca in multiplayer uno si può ricordare i colori, ma non è niente di eccezionale. Il touchpad poco sfruttato, serve perché ha vari punti di pressione, quindi chiaramente è possibile aggiungere dei tasti, consultare mappe o altro. La parte, diciamo, slide, la parte di scivolamento, trascinamento, invece è stata poco utilizzata. Ecco, quindi innanzitutto vorrei un sistema di controllo migliore, della durata della batteria superiore, un miglioramento dell'audio anche per quanto riguarda l'uscita che si trova sulla parte inferiore, e poi miglioramenti di ergonomia. Sarebbe fantastico che arrivasse qualche innovazione. È chiaro che per quanto riguarda i pad si fa sempre fatica a trovare la quadra, a inventarsi qualcosa. O diventi molto estremo e vai in stile Wii e quindi cambi completamente il paradigma e anche però i giochi che vengono prodotti per quel sistema di controllo. Altrimenti ti puoi inventare, se ricordate, qualcosa in stile Dreamcast, Tamagotchi che si stacca, che c'è un display LCD che dà delle informazioni. Chiaro, non è il mio lavoro, non sono qui per dare la svolta, perché altrimenti starei dall'altra parte della barricata. Ecco, però sarebbe bello un DualShock 5, quello che è, con un sistema anche Rumble, perché anche in questo caso la vibrazione lascia un po' il tempo che trova, è sempre più o meno identica, sì, fa piacere, però non è che vi dà quelle sensazioni tattili, quel miglioramento che ci si aspetterebbe. Qualcosa ha fatto Microsoft, ma ne parliamo nel suo video, con i grilletti che hanno un Rumble differente, oppure il Rumble HD per quanto riguarda Nintendo Switch, però c'è da fare. Ecco, io chiaramente in questo video cerco di essere critico, cerco di parlare di quello che vorrei. E passando alla console, qui si aprono grandi scenari. Per quanto riguarda PlayStation 4, sicuramente un miglioramento del software, un software che è abbastanza veloce ma un po' antiquato, una lista amici ancorata alle 2000 persone da una vita. Io ce l'ho piena da anni e anni, è molto lenta la gestione degli amici, la possibilità di giocare, magari una gestione del party con un numero superiore di persone, sia in vocale che scritto, un maggiore attenzione per le componenti social come le community, che sono buttate un po' lì e ci hanno pochissime integrazioni, in generale una bella svecchiata all'interfaccia per renderla più piacevole e più utile, e soprattutto non ripartire da zero, perché quello che è successo tante volte con le console precedenti, che si riparte da zero, e quindi funzionalità presenti nella vecchia versione della console, nella console precedente, non sono presenti al lancio in quella nuova. E questa cosa fa un po' strano, perché sarebbe bello avere una continuità. Poi chiaro, parliamo di trasformatore sicuramente integrato ancora, vorrei, perché è una cosa molto importante quando vai a posizionare la console. Poi si va sul tecnico, sul potenziamento della console stessa, ma questo è naturale, ma ne parlavamo anche in alcuni live con Dadobax, e non soltanto. La prossima generazione di console non si può limitare a essere semplicemente più potente,
ma deve cercare di porre l'accento su un bilanciamento, ovvero che tutte le componenti, CPU, GPU, RAM, hard disk e tutto, siano bilanciate tra loro per permettere poi ai sviluppatori di divertirsi, aumentare sicuramente il tasso tecnico dei giochi, la grafica, magari puntare a una risoluzione sempre più avanzata, ma anche poter sfruttare caratteristiche aggiuntive, il cloud per l'intelligenza artificiale, o comunque il machine learning, la possibilità di elaborare dei dati e produrre poi dei risultati migliori per rendere i giochi più credibili, senza cose pre-renderizzate, scriptate, come si suol dire, e quindi rendere i giochi più realistici. Maggiori calcoli sulla fisica, che sono importantissimi, questa fisica statica ancorata al passato che non riesce a rinnovarsi, laddove invece HDR, risoluzione, 3D che poi è morto praticamente, hanno portato delle novità più tangibili, più percepibili agli occhi delle persone. Per il resto una console sicuramente con qualche caratteristica avanzata, qualche novità, è necessario? Basta avere semplicemente una PlayStation 5 più potente? Secondo me no. C'è bisogno magari di qualche servizio, sia software ma anche magari tecnico, interessante. Riprendere in pista, che ne so, il concetto di remote playing in casa, fatto bene, che si fa dal pad, però poi a quel punto aumentano i costi o rendi un paddone come è successo Wii U. Aumentare i servizi cloud, la retrocompatibilità, sulla quale sono sempre abbastanza critico, secondo me è uno specchietto per le allodole, è un modo di fare marketing, ma poi andando a stringere poche persone giocano tanti titoli indietro, però ci deve stare, ci può stare, PS4, si vocifera PS4, PS3, PS2, PS1, chiaro che quando si tratta di poter giocare anche titoli PlayStation 4 non è nemmeno più retrocompatibilità, è un continuo di un percorso, un po' quando accade sul PC. Se io adesso aggiorno questo portatile che sto utilizzando per registrare video, chiaramente posso giocare gli stessi titoli nella mia libreria Steam. Quindi non è più un concetto classico di retrocompatibilità, ma è di un percorso compatibilità. Poi invece per quanto riguarda PS3, PS2, PS1, lì invece ritorna questo termine. Sicuramente potrebbe fare gola. E poi, quanto andare in là col prezzo? Forse due versioni di PlayStation possono aver senso? Parliamoci chiaro, se noi ci mettiamo all'interno della sfera dei 300 euro, 350, 400 euro, la possibilità di portarci dentro un hardware tecnologicamente avanzato, non soltanto in termini di potenza pura, ma anche di componentistiche particolari o add-on periferiche, è molto limitata, ragazzi. Non è una questione di progresso tecnologico. Se tu devi rimanere in un range di 300-400 euro, non puoi fare il salto grande. E allora due console, PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro, Uber, Giga e Mega, a 600 euro, 700 euro, a quel punto sei più libero da vincoli, puoi mettere una periferica aggiuntiva, dicevo, per il remote play, oppure una console doppio della potenza che permette di gestirti il 4K nativo anche senza sacrificare troppo frame rate, dettaglio o altro, una console per quelli disposti a spendere un po' di più, con dei servizi più integrati, magari fai un pacchetto completo, magari metti due pad, magari fai una periferica multiplayer innovativa, non lo so, ecco, ripeto, non sono io che devo innovare, ma voglio aspettarmi qualche novità. Alla fine, ragazzi, parliamoci chiaro, purtroppo, soprattutto, e un po' per fortuna, i cellulari, i dispositivi ci hanno sdoganato un po' il doppio concetto. Da quanti anni l'iPhone arriva in doppia versione, perlomeno, se non tripla, e i Samsung serie S, e i Huawei, i Xiaomi e così via. Diverse fasce di prezzo, talvolta soltanto legate alla capienza dello spazio, no? Dello spazio solido, talvolta la RAM, talvolta la grandezza dello schermo, il processore un po' più o meno veloce. Quindi ci può stare, chiaro, una console non è un bene di consumo necessario come un cellulare, tra virgolette. Però, ecco, magari forse è giunta l'ora di liberarsi dal concetto di un'unica console che esce, proporne almeno due, con caratteristiche differenti, una con Blu-ray e una only digital, non lo so, una che necessita del cloud per alcune funzionalità aggiuntive e l'altra facoltative,
Non lo so, forse è giunta l'ora, ragazzi. Perché pretendere che una console vada bene a tutti nel 2019, 20 o quello che sarà, rimane piuttosto complesso. E allora forse si può sperimentare. Ripeto, non soltanto in termini di super potenza grafica, quindi la PlayStation 5 Pro che è più potente e basta. C'ha delle caratteristiche aggiuntive, c'ha un hardware aggiuntivo, c'ha un pad in più, non lo so. Però forse non basta fare una PlayStation 5 più potente e retrocompatibile, c'è bisogno di qualcosa in più. Poi chiaro, i servizi vanno di pari passo, perché non è che devi avere una console super potente per implementare i servizi ovunque. I servizi sono tutto un altro concetto che si può implementare in parallelo. E quindi anche lì Sony è partita con PlayStation Plus, è stata veramente molto figa, poi si è un po' seduta sugli allori, è in arrivo PlayStation Now, ma anche con i titoli scaricabili oltre allo streaming. Ci potrebbero essere delle innovazioni in tal senso, anche per giustificare l'acquisto di una console in un mondo sempre più connesso, più digital, più streaming, non tanto in Italia, però comunque è chiaro che è un andazzo lì. A noi ci piace star tranquilli, offline, scaricare tutto e sapere che funziona tutto, però è chiaro che col un po' alla volta, con grande fatica, il miglioramento delle connessioni, magari questa cosa si può superare o comunque si può mitigare, senza dimenticare, e chiudo poi, il PlayStation VR. PlayStation VR che potrebbe arrivare in una revisione ulteriore, più potente, uno schermo con un frame rate maggiore, una definizione, e sotto la scocca una console che permette di mandargli input migliori, perché la PlayStation 4 liscia è super limitata per il VR. Pro già è meglio, sicuramente una PlayStation 5 potrebbe far sfruttare meglio le caratteristiche tecniche, ripeto, anche lì potenza di calcolo al servizio non soltanto della grafica, ma anche dell'intelligenza artificiale, dei mondi più complessi, della fisica, una colonna sonora, un audio spaziale più avvolgente, e magari potremmo vedere a bordo una Naughty Dog, una Santa Monica o chi per loro che sviluppano anche per VR, perché una base installata è discreta, interessante, e quindi si può provare a sperimentare. Staremo a vedere, ecco, volevo soltanto buttare un po' l'amo e l'esca nel mare di queste speculazioni, in attesa di capire quando sarà l'evento PlayStation 5. Dite anche la vostra nei commenti, cosa vorreste da PlayStation 5, cosa vorreste che fosse migliorato da PlayStation 4. Nel frattempo, una bella capata in bocca. Ciao ragazzi!